Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Nel tutorial di oggi vedremo insieme come realizzare questo carinissimo albero della vita. Per questo progetto io utilizzerò un cotone numero 3 in due colori, che lavorerò con un uncinetto numero 1,9. Poi utilizzerò 16 perle con un diametro di 6 mm e poi utilizzerò un cerchio, nel mio caso un vecchio bracciale, che misura un diametro di circa 7,5 cm. Per prima cosa infiliamo sul filo di lavorazione le nostre 16 perle. Avviamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, saltiamo una catenella e lavoriamo 5 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, una catenella, giriamo il lavoro, e ripetiamo 5 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, e questo è il nostro tronco. Per fare le radici, 3 catenelle, 1, 2, 3, saltiamo una catenella e lavoriamo 2 punti bassi, 1, 2, e un punto bassissimo in questo spazio centrale. Ripetiamo, 3 catenelle, 1, 2, 3, saltiamo una catenella, 2 punti bassi, 1, 2 e un punto bassissimo. Ripetiamo, 3 catenelle, 1, 2, 3, saltiamo una catenella, 2 punti bassi, 1 e un punto bassissimo sempre nello stesso punto centrale. Ed abbiamo lavorato le radici. Adesso risaliamo lavorando dei punti bassissimi. A questo punto lavoriamo il nostro primo ramo, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, avviciniamo la prima perlina e lavoriamo una catenella con la perlina. Saltiamo 2 catenelle, per cui saltiamo questa e questa catenella, e lavoriamo 2 punti bassissimi, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, avviciniamo la nostra seconda perlina e lavoriamo una catenella con la perlina. Saltiamo 2 catenelle, 1, 2, e lavoriamo 2 punti bassissimi, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, avviciniamo la terza perlina, la chiudiamo in una catenella, saltiamo 2 catenelle e lavoriamo 2 punti bassissimi. Adesso chiudiamo queste 3 perline con un punto bassissimo in questo punto.
avviciniamo la nostra quarta perlina e la chiudiamo in una catenella. La portiamo avanti e adesso lavoriamo dei punti bassissimi fino a raggiungere il tronco. Ed abbiamo il nostro primo ramo. Adesso ripetiamo la stessa sequenza di punti. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avviciniamo la prima perlina e la chiudiamo in una catenella. Saltiamo 2 catenelle e lavoriamo 2 punti bassissimi. 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, avviciniamo la seconda perlina e la chiudiamo in una catenella. Saltiamo 2 catenelle e lavoriamo 2 punti bassissimi. 3 catenelle e una catenella con la perlina. Saltiamo 2 catenelle e lavoriamo 2 punti bassissimi. 3. Chiudiamo questi tre motivi con un punto bassissimo in questo punto. Avviciniamo la nostra ultima perlina e la chiudiamo in una catenella. La portiamo avanti e terminiamo di lavorare i punti bassissimi fino a raggiungere il tronco. E un punto bassissimo alla base. Abbiamo lavorato il nostro secondo ramo. Ripetiamo per gli altri rami la stessa sequenza di punti, per cui 6 catenelle, 1 catenella con la perlina. Saltiamo 2 catenelle e lavoriamo 2 punti bassissimi. 3 catenelle, 1 catenella con la perlina. Saltiamo 2 catenelle e lavoriamo 2 punti bassissimi. 3 catenelle, 1 catenella con perlina, saltiamo 2 catenelle e lavoriamo 2 punti bassissimi. Chiudiamo i tre motivi con un punto bassissimo in questo punto. Avviciniamo la nostra quarta perlina e la chiudiamo in una catenella. La portiamo avanti e terminiamo di lavorare i nostri punti bassissimi fino a raggiungere il tronco. 1, 2, 3. E alla base chiudiamo con un punto bassissimo. Ripetiamo il nostro ultimo tronco, per cui 6 catenelle. Avviciniamo la prima perlina
La chiudiamo nella catenella, saltiamo 2 catenelle e lavoriamo 2 punti bassissimi. Catenelle, una catenella con perlina, saltiamo 2 catenelle e lavoriamo 2 punti bassissimi. 3 catenelle, una catenella con perlina, saltiamo 2 punti, 2 catenelle e lavoriamo 2 punti bassissimi. 3 catenelle. Chiudiamo i nostri tre motivi con un punto bassissimo. Avviciniamo la nostra ultima perlina, la chiudiamo in una catenella, la portiamo avanti e lavoriamo gli ultimi punti bassissimi per raggiungere il tronco. 1, 2, 3 e poi lavoriamo l'ultimo punto bassissimo alla base. Terminiamo il lavoro con dei punti bassissimi fino a raggiungere la prima radice. Agganciamo il nostro secondo colore al nostro cerchio. Agganciamo la nostra radice al nuovo filo e lavoriamo intorno al nostro cerchio dei punti bassi. Ci agganciamo all'altra radice e proseguiamo con i punti bassi. Ci agganciamo alla nostra terza radice. Proseguiamo fino a raggiungere il nostro ramo centrale. A questo punto agganciamo il ramo centrale e proseguiamo con i nostri punti bassi intorno al cerchio.
e proseguiamo fino a raggiungere questo ramo. A questo punto, a metà del nostro cerchio, lavoriamo il gancetto, per cui lavoriamo delle catenelle. Ho lavorato 25 catenelle, adesso riprendiamo i nostri punti bassi intorno al cerchio. Proseguiamo fino alla fine. Ed ecco pronto il nostro carinissimo albero della vita, che naturalmente potete decorare a vostro piacere. Io spero di avervi dato una nuova idea per i vostri lavoretti. Come sempre vi ringrazio per aver seguito il video e vi aspetto al mio prossimo tutorial. Ciao!